Buongiorno amori miei, ho iniziato a registrare 4K perché voglio che la risoluzione sia migliore, quindi non so se si nota un po' il cambiamento. Comunque riprendo la colazione, non me perché sono orrenda di prima mattina, per darvi il buongiorno per questo nuovo Vlogmas numero 18 e sarà un Vlogmas molto speciale e molto natalizio, poi vedrete col proseguire del video. Papà. Allora, amori, ciao! Non vi ho ripreso prima perché essenzialmente non ho fatto niente per tutta la mattina. Cioè, ho pranzato, mi sono rimessa a letto praticamente. Perché, raga, cioè, è domenica, io mi volevo rilassare e mi sono rilassata, non ho fatto niente. Adesso mi sono vestita, ho messo una tutina nera, in realtà estiva, ma con le calze super coprenti e sopra una giacca. Veramente figa, dopo vi faccio vedere meglio l'outfit perché mi piace molto. Tengo i capellucci indietro per truccarsi. E niente ragazzi, allora vi spiego un pochettino cosa farò questo pomeriggio e intanto vi faccio anche un bell'angolo di Furlan, che ne pensate? Così faccio un po' tutto insieme per riprendere al volo questo vlogmas che avevo lasciato un po' in sospeso dall'ora di pranzo. Allora, la giornata di oggi sarà super super iper natalizia e consisterà nell'andare al villaggino di Babbo Natale, quello dove sono andata l'anno scorso. Quindi nulla ragazzi, andrò a questo villaggio di Babbo Natale con una persona molto speciale che non avete mai 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 visto qua su YouTube. L'avete vista su TikTok se mi seguite, ma su YouTube mai, non è mai capitato di farmela vedere. Ed è Aurora. Probabilmente alcuni di voi la conoscono perché fa video su TikTok anche lei. Quindi magari qualcuno di voi la segue anche, non so. Comunque dopo la vedrete. E Aurorina l'ho conosciuta appunto tramite l'agenzia di TikTok. E non ve l'ho raccontato qui su YouTube, ma appunto faccio parte di questa agenzia che ha organizzato vari eventi, varie cose. E uno di questi era un raduno generale con tutti i membri dell'agenzia per parlare di nuove idee, nuovi progetti a Rimini. Ed è stato veramente bello perché per la prima volta ho potuto conoscere tutti loro, che alcuni di loro già si conoscevano da più tempo. Ho Io ero conosciuto nuova. tante persone, tra cui Teresa, Catalina. Pure Cato non l'avete vista perché l'ho vista, sì, ma prima che iniziasse il Vlogmas. E comunque, ecco, molte ragazze, tra cui anche Aurora, che è la ragazza che vedrò oggi. E Aurora in realtà da sole, quindi senza l'agenzia, non siamo mai uscite in realtà, quindi sarà un giorno speciale, molto molto speciale, perché appunto non è mai successo di uscire cioè insomma, da sole io e lei e non per vari eventi, perché semplicemente eravamo molto molto impegnate e oggi finalmente riusciamo a fare questa uscita che da sole è sicuramente più bella, anche per conoscerci ancora di più. Da quel che ci conosciamo ci adoriamo, quindi non vediamo veramente l'ora. E in più andremo appunto al villaggio di Babbo Natale, che è doppia bellezza, doppia cosa figa. E io vi giuro ragazzi, sto fremendo, non vedo l'ora, per tutti e due motivi, sia per vedere Aurora sia per il Siamo villaggio. entrambe molto fremendo all'idea di passare questo pomeriggio insieme. Ok. Siamo entrambe molto 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 contente. Stavamo organizzando da veramente tanto tanto ma tanto tempo e ci vogliamo raccontare un sacco di cose, un sappo, un sacco di cosine e quindi niente, sono veramente contenta. Il mio outfit non è molto natalizio, a parte il rossetto perché mi piaceva troppo questo beige. Quindi provvederò col mio spirito natalizio a rimediare al fatto che non sono vestita di rosso. Però va bene, dai, metto un altro strato di tinta. E questo villaggio di Babbo Natale è molto bello, ci sono andata l'anno scorso con Vale e mi sono letteralmente innamorata, veramente veramente figo, perché si chiama Christmas World per un motivo. Quindi niente Infatti. ragazzi, praticamente accomuna tutti i Natali di tutto il mondo, quindi non so, c'è la parte tedesca con tutti i cibi tipici natalizi tedeschi, la parte francese con tutto francese, la parte italiana, è veramente bello. In più c'è la parte Polo Nord, perché ovviamente non può mancare la parte Polo Nord, dato che è un Christmas World, e dove puoi incontrare Babbo Natale, quindi credo che andrò, dato che sono stata molto buona, ho la coscienza molto pulita, posso vedere volentieri Babbo Natale e fargli un salutino e dire ehi, guarda che sono stata brava. E quindi niente ragazzi, adesso credo che prima di andare mi prenderò un bel caffè, perché ce n'ho bisogno, dato che appunto ho passato la mattina a fare il nulla, quindi di certo sono un po' tra le nuvolette, sì, quello sì. Non so
non ho dormito necessariamente tanto, anzi mi sono svegliata pure molto presto per essere dormita. Ora la velocità della luce mi finisco di pettinare perché i capelli stanno bene. Ah, devo rispondere all'angolo di Furlan, che parla proprio di capelli, di Barbara, che mi chiede come mai sono tornata liscia se mi ero fatta la permanente. Tesoro, perché questa permanente che mi sono fatta io non era molto permanente. Cioè, ti dico, già ad agosto ancora un po' di riccio c'era, ma erano scesi tanto perché sanno i cresciuti i capelli, per fortuna, perché li ho un po' rinsanati per quanto si potesse, perché erano veramente messi male. Ricrescendomi, ovviamente il boccolo e il riccio della permanente scende. E quindi mi era rimasto agosto qualche rimasuglio giusto sulle punte, e adesso invece non più ormai, da tutto via. Però non credo di volermela rifare, cioè preferisco tenermi liscia con i miei bei capelli naturali e piuttosto arricciarmeli con boccoli vari o facendomi le treccine dormendoci, eccetera, quando mi va, così almeno sono più serena e ho entrambe le possibilità di fare entrambe adesso le pieghe. Adesso scappo, metto le scarpe bordeaux, almeno qualcosa di rosso ce l'ho, anche se non c'entrano niente con l'outfit, ma me ne frega niente. E poi mi metto il profumo della Miss Dior che ho preso ieri, che adesso è sotto l'albero, dato che è un autoregalo, l'ho lasciato lì. E poi vado, ci vediamo direttamente dopo. Allora, questo è l'outfit, non so se si nota, ma ho una tutina con le calze coprenti, una giacca, così. E metterò la giacca sopra pelosa, questi sono i capelli, molto easy e lasciati così. E ci metto questa qua. Che bella coperta. Io sono arrivata e la mia amica sta cercando di parcheggiare da mezz'ora, quindi credo che io intanto mi avvio e poi in caso lei mi viene a fare l'incontro. Che bello a quest'ora, mamma mia, bello. Col cielo tutto viola. La stella di Natale con delle bancarelle dietro, che però ancora non sono riempite. Stiamo andando. Chi sono? Ciao, cuore mio. Ciao! Dove vuoi? Parigi? Aurora? O le lucine? Ah, vabbè! Sono i bambini, tesoro! Che spettacolo! La pubblica assistenza, l'opera via! Io lavoro qui da molti anni, però, e poi... Ora inizia a cantare! Sempre stai attento! Allora, noi andiamo a Londra. Raccontarvi la nostra storia, siete pronti? Il Natale è entrato, mi perseguirà, mi segui. Amico, amore, entriamo nei canditi, cuore? E cioccolata, che spettacolo. Ah, qua mo mi prenderei tutto. Guarda che bella la ballerina che si muove. Che spettacolo la ruota.
guarda, più o meno alti come me, non è che mi sorprenda molto. Chiaro, infatti. Che spettacolo, madonna. La mattina quando mi stiro bene io so così. Io pure. Oh, so io. Oddio, no, che spettacolo. Oddio. Ciao babbo. Finalmente. Allora, amori, appena tornata, sono stanca, veramente stanca. E adesso vi chiamo Giulia e concludo la serata con lei, dato che oggi l'ho vista veramente poco perché è andata a fare una partita. A proposito di partite, io volevo vedere tantissimo la finale del mondiale finché potevo. Infatti, nel tragitto per arrivare dalla mia amica, ho visto l'inizio, il primo tempo. E quindi mi aveva molto preso, anche mentre l'aspettavo al centro c'era la TV che la trasmetteva di un ristorante, io lì che guardavo, no? Perché volevo tantissimo vincesse l'Argentina, cioè proprio adoro Messi, e quindi vabbè, volevo l'Argentina, proprio per una questione proprio che mi piace di più, e quindi sono troppo contenta e ho scoperto, uscita dal villaggio di Babbo Natale, perché lì non prendeva niente, troppe persone, quindi non prendeva niente, che ha vinto l'Argentina, quindi sono troppo contenta, devo spendere due parole in onore della vittoria dell'Argentina. Molto meritata, dai, sono stati bravi. Non ho visto tutta la partita, però parlo proprio del mondiale in sé. Mi sono piaciuto. Adesso mi metto il pigiama, quindi mentre mi strucco, mi preparo per la notte. Chiacchieriamo un pochettino, perché è stata una giornata bella frenetica, quindi abbiamo parlato relativamente poco. Mi faccio un po' di dischetti. Lo struccante là, bene. E abbiamo parlato relativamente poco, quindi voglio di un po' parlare con voi. Poi chiamo Giulia, quindi non riesco più a parlarvi, perché appunto quando sto in videochiamata con lei non si sente poi il video, cioè proprio non parte, quindi vi parlo prima. E devo dire è stata veramente, ma veramente una bella giornata. Sono stata troppo contenta di rivedere Aurora, che non la vedevo letteralmente da tantissimo, dall'ultimo evento che abbiamo fatto insieme, che era al cinema. Quindi veramente tanto, tanto, tanto che non vedevo Auri. Mi ci trovo un sacco bene, poi come vi ho detto prima di andare da lei, è stata la primissima volta che siamo uscite da sole, quindi senza i restanti membri dell'agenzia, senza un evento, insomma. È una giornata super natalizia, quindi passarla al villaggio di Babbo Natale credo sia perfetto, cioè proprio non potevamo passarla in un modo migliore. È stato veramente bello, ci è piaciuto tanto, poi siamo rimasti fino alla fine, che c'era lo spettacolo finale, quindi insomma bello. Abbiamo visto anche lo spettacolo finale con Babbo Natale, ragazzi, abbiamo visto Babbo Natale, essendo state brave comunque, cioè ci sorrideva, ci salutava, perché sapeva che eravamo, che siamo nella lista dei buoni, quindi comunque no, è stato veramente veramente bello, proprio tutta la giornata in sé, stare tanto con Ele, sì con Ele, con Auri, e ne sono io, e niente raga, veramente bella, bella bella giornata. E è stato come appunto uscire per la prima volta con Aurora, cioè come vederla per la prima volta, perché comunque quando esci da sola con una persona è diverso, e siamo benissimo, ci siamo un sacco divertite. Poi vi passerò anche qualche foto che abbiamo fatto al Christmas World, c'erano anche i set del Balloon Museum e la Ragiz, quindi questo è stato veramente veramente bello, una bella domenica, pieno di gente, ragazzi, poi ho incontrato anche Ami, quindi ha fatto molto ridere, e non me l'aspettavo proprio, ho sentito Elena, Elena, dicevo boh, sarà un'altra Elena, mi giro e c'era Ami con il ragazzo. È stato veramente divertente, e poi con Auri siamo state davvero tanto 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 bene,
bellissima giornata. E appunto vi dicevo, c'erano i set del Balloon Museum, che c'è stato l'anno scorso a Roma, credo che ci sarà anche quest'anno, che è un museo con tutti i palloncini che espongono ogni febbraio, mi pare, gennaio-febbraio, tipo. E niente, quindi c'erano questi set, abbiamo fatto un po' di foto, ve le passerò durante il vlog, perché sono davvero carine, soprattutto una con le pellicce, mi è piaciuta tantissimo, infatti mi sa che la posto anche perché è troppo bella. E niente ragazzi, io in realtà vi devo già salutare, perché se vi chiamo Giulia appunto non riesco poi a darvi la buonanotte parlando, quindi io vi auguro una buonanotte, spero che questo vlogmas vi sia piaciuto e vi rimando a quello di domani. Raga, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, adesso come ultima clip vedrete me e Giulia in videochiamata. Qua da Elena è tutto, un bacio grande, ci vediamo domani.